che nel nostro show ci sono anche degli esperti, no? Non ci facciamo mancare assolutamente nulla e lui è uno di quelli che sa un po' di tutto. Lo accogliamo con un grande applauso al professore Iano. Eccolo qua. Buonasera. Professore, scusi. Senta. Santo, mi creda, si prenda questa scatola. No, io sono cristiano, no, Santo. Ah, abbia, Santo Cristiano, ma senta. Io l'ho presentata, ah, scusate. Ascolti, come professore. Si prenda le scarpe, mi deve credere. Ma quale credere? Scarpe? Qua stiamo facendo un'intervista, scusi. Ah, c'è intervista? No, non lo sapevo. No, comunque, in ogni caso, intervista o non intervista, le scarpe sono ormai l'energia del futuro. Sì, ho capito, ma lei non faceva il parcheggiatore, scusi. Anche, ma oggi una scarpa è per sempre. Ah, una scarpa per sempre. Agenda, ormai cavagliala, non cammina più perché non può camminare più, vero, mi sta capendo? Vero. Oggi ha ragione, si vanno con le scarpe. Ha ragione. Si accomodi, professore. Grazie, si sieda. Che abbiamo delle domande. Io non so dove andremo a parare, però. No, è importante. Io continuo a fare il parcheggiatore, ma sì. Ora mi sono aperto. Si è messo a vendere scarpe. Certo, mi ho aperto. No, ho aperto. Anche lei? Anche no, lei? No, deve dire ho aperto. Ho aperto. Comunque un bel pacchetto di scarpe. Sì. Perché è business del futuro, ora ce lo faccio vedere, se la regia può mandare... Come funziona questo parcheggio di scarpe? No, scusi. Funziona semplice, per esempio queste persone qua, sì. Non è che lei si fa il conto che sono venuto con la macchina, no, queste no. Qua tutta bene vuole camminano, e perciò sai di chi viene da San Giovanni alla Punta, da Via Grande, cosa fanno 5-10 km, a bere! Ma non è vero, sono tutti motorizzati. Ma lasciate, sono io che sono là fuori, non li vedo io, loro vengono e si mettono giustamente delle scarpe comode, certo. No? Quelle là, quelle più diciamo non sportive, quelle che sono sdellabrate, le sneakers, che disanghellate, le ballerine, che disgamellate, sgommate, come ce lo devo dire, cioè scarpe che uno già si pigliava la fomma, quelle sì e perché così uno cammina comodo. Addirittura ho visto delle scarpe che per dire c'è anche il vano cipolla, addirittura, certo. C'entra pure il vano, a volte il vano cipolla è più grande della scarpa. Ma pare ci pagano limo, dici, perché c'è la sopra. Scusi, ma basterebbe un semplice guardaroba comunque per le scarpe? No, perché loro arrivano, mi lasciano le scarpe. Perché mi lasciano le scarpe? Perché si mettono le scarpe quelle belle, quelle che sta vedendo qua, se il signor Coso le può inguardare. Il signor Caudullo, lui. Esatto, sono tutte scarpe belle pulite. Sì, beh, si vedono. Però per camminare non vanno bene, perciò pigliano e me le lasciano fuori. Poi dall'uscita si portano e poi se ne chiamano sono da bene con le scarpe di comodo di prima. Ah, ho capito. Il guardaroba non può funzionare. Non può perché lei se le immagina centinaia di scarpe entro un guardaroba dopo 5 km di strada. Ma poi vengono con la macchina, ma che sta dicendo? No, lasci perdere, questi vengono a piedi, perciò un guardaroba con 100 scarpe tutte surate, certo. Praticamente non è che c'è l'aria, c'è la malaria, certo, non si può stare neanche per dire. Con la maschera antigas. Ha ragione. Non ci basta questo. La maschera antigas, ci vogliono tutte le maschere del carnevale 10 reale antigas. Addirittura le maschere del carnevale 10 reale, giustamente. Senta, ma lei è un navigatore per arrivare qua, non mi faccio capire. Ora camminando a piedi, giustamente Google ha fatto Google, un sistema, Google. Sì, perché cammina a piedi, ha fatto una nuova app. Sì, qual è l'app? App Aere. A piedi. Ecco, certo. Questa è una buona app da utilizzare un po' tutti. Questo è fondamentale, sì. Cioè, a proposito di questa cosa, sì. No? Lei ha visto in questi giorni, abbiamo tutti subito, sì. No? La pressione da parte dei benzinai, sì. C'è stato il caro benzina. Certo, ormai le pompe di benzina sono diventate delle gioiellerie. Verissimo. Infatti tutte le compagnie petrolifere sono state, liquidate. Assorbite. Sì, assorbite, bravo, questa parola qua assorbite. Bella, da una sola, sì. Che è una gioielleria. Che a livello mondiale, guarda, ma ce la posso senso? Fare vedere. Ti faccio vedere. Bella questa cosa. La cartiera. Così, in effetti è così. Come dare torto? Allucinante! Allucinante, per questo no, è un esempio. Perché ormai la benzina, per dire, non è che c'è più benzina nelle bombe, lo sai che cosa c'è? Scusi. Un champagne che c'è. Dice lo champagne? Allo stesso prezzo, guarda, glielo faccio vedere, non ci crede, guarda. Bomberignò. Mosciandò. Perché giustamente va solo moscia. E quale potrebbe essere la soluzione, scusi, allora stasera. E ce l'ho detto io, gli scappi, le scarpe. Io ho fatto un prototipo di macchina che ora lei poi ce ne esci i peri e gira, ti
tipo i Flintstone. Ma che macchina è? E quello ce lo posso fare vedere se c'è in mente. Ah, la macchina dei Flintstone veramente? Questa è la macchina del futuro. Cioè, siamo tornati indietro nel tempo. Che deve credere? Senta, io sono curioso però di vedere. Vedevo che lei ha portato una bottiglia. Mi faccia vedere, ma ora che festeggia sto oggi? Sto festeggiando che mia sorella si è fidanzata. Ah, sua sorella, lei è una sorella? Sì, c'ho una sorella, la vuole fare vedere questa qua. Ah, bellina la sorella del signore. Mia sorella le somiglia. Sì, diciamo. mia sorella praticamente ha fatto sempre fidanzamento di un certo livello. Certamente. Sì, certamente. Ma di Mizica. Praticamente lei, qua mi sta sconsondendo, non so se si sente. Si metta comodo. Ma così non la sentiamo, però se lei abbassa il microfono. Sono quasi moderni. Allora, così. Sì, lo abbassi poco. Me lo faccia lei, signor. Mamma mia, sì, aspetti. Santo Cristiano. Ecco, stia così. Allora, perciò ci stavo dicendo. Ci stavo dicendo, no? Che lei ha fatto sempre fidanzamento a un certo livello, un calciatore di serie A, quello che fa la Champions League, si che auguro a queste ragazze. Ce ne sono tanti. Miliardi. Poi ha sposato un produttore di Hollywood di film, miliardario. Sempre miliardario. Ma ora ha fatto il fidanzamento più importante della sua vita. Lo sa con chi si è fidanzato? Con Benzenaro. Ah, bene. Siamo a posto. Ora siamo a poi, infatti sto brindando. Ma questo che champagne è? Diesel, Gran Reserve. Diesel, Gran Reserve. Ma come Diesel Gran Reserve? E siamo di riserva ormai. È giusto. E a camminare così di riserva. Quindi mi faccio capire, lei non fa più il parcheggiatore a questo punto. No, certo, no, il parcheggiatore lo faccio, ma vede Santo. Sì. Santo Cristiano. Sì. Lo vede qual è il problema? Il problema è che ormai io che faccio il parcheggiatore non devo stare più attento alle macchine che si rubano. Giustamente. Devo stare attento che si rubano la benzina. E questo è anche vero, un nuovo fenomeno. È allucinante, mi deve credere, un mio ex collega, Filippo Trissimane, lo conosce lei? Perché Trissimane? No, perché questo praticamente ne è uscito carcere, sta Trissimane in tonna, no? Ho capito. Vabbè, è presente, ora è in libera uscita. Basta, non dica niente, no. Magari i domiciliari è qui, no? No, praticamente no, io avevo finito il mio turno di parcheggiatore perché io a mezzanotte devo smontare. A mezzanotte deve smontare. Certo, perché io faccio parte della SPA. Ah, la SPA, la società per azioni? No, l'altra SPA. Quella per il centro benessere? No, la SPA è sindacato parcheggiatore abusivo. Ah, mi scusi, io non è che sapevo questa cosa. Io a mezzanotte è smontato, no, perciò la SPA è domani nella usata, certo. No? Una BMW ultimo modello e una Panda del 1984, no? Addirittura l'84. Sì. Arriva Filippo e mi fa, senti, dice, visto che smontaste, dice, me le posso ritirare? Ma come se le può ritirare? No, io se ritira la macchina, no? Giustamente lei le ha smontate. E dico, ma quale macchina te sta buttando? Dice la Panda. Come la Panda? Che abbiamo avuto botta la Panda? Dice, bestia, chi te c'avevo pieno la Panda? Giustamente ormai si va così. Senta, facciamo un'ultima considerazione, visto che siamo in chiusura. Stiamo passando un momento difficile, c'è una brutta situazione. Sì. Lei ci dica anche quello che è il suo pensiero, no? Guardi, così chiudiamo. Ma ricordi io i pupi. Faccia pure, prenda le sue scarpe. Ci dico una cosa, io lo sai che cosa penso di tutta questa situazione. Cosa pensa? Ci dica. Che l'anno scorso siamo rimasti a casa. Sì. Quest'anno siamo rimasti a piedi. Vero? E a me mi fa dire la testa che l'anno prossimo noi ci arrestiamo. Una mano davanti e una da dietro. Abbiamo capito, grazie mille. È meglio che chi da dietro ce la cominciamo a mettere, così ne proteggiamo. Arrivederci. Sandro Vergato. Arrivederci. Ciao, ciao Filippo. Ci fermiamo, ancora una piccolissima pausa.